Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come state ragazzi? Tutto bene? Spero di sì. Bene, oggi facciamo un tutorial di bellezza, cioè di bellezza in pratica, a tavola, come imbandire una tavola, però facendo un piccolo ricamo che adesso vi faremo vedere con questo tovagliolo. In pratica andremo a creare dei sottobicchieri che posso anche poi anche metterci dentro delle gioie, i patatini, gli snackini, tutto il resto. E quindi vi ricordo di attivare le notifiche per i miei prossimi video, che così vi arrivano e siete sicuri di essere sintonizzati sempre sul mio canale. Quindi detto ciò, proseguiamo. Il bicchiere ci serve dopo. Allora, noi andremo a creare una ninfea con il fazzoletto di carta. Avete capito bene? Un fiorellino. Allora, ragazzi, è molto molto semplice. Prendiamo il tovagliolo, lo apriamo. Adesso andiamo a mettere quattro punti così, in questa maniera lo andiamo a piegare in quattro parti su se stesso, in questo modo, per una volta intanto, ok, facendo bene 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 attenzione che gli angoli siano perfetti, perfetti perfetti. Guardate quanto è bello questo coso qua, questo fazzoletto. Io ho preso l'arancio perché c'ho quelli arancio, comunque anche sotto Natale, Pasqua, che c'è rosa, ma molto bello rosa, molto molto bello, sì. Allora ragazzi, fate attenzione di portare bene 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 gli angoli proprio che combacino, hai capito? Come così, avete capito? Ecco così, in questa maniera. Adesso andiamo a piegare una seconda volta, facendo attenzione appunto agli angoli, e così andiamo a piegare in questo modo. Guardate. Allora, io dico sempre prima di piegare i due centrali, no? Ecco. Facciamo attenzione così, in questo modo. Bene, andiamo a spezzare bene. Andiamo a piegare questo qua, così. Guardate com'è bello, ragazzi, è bellissimo. Così andiamo a fare un secondo, un terzo piegamento, sempre su se stesso, così. Guardate, ma no, ragazzi, vedete quanto è carino questo video? È molto carino, interessante, istruttivo, perché puoi fare, puoi creare delle decorazioni, metterci le patatine dentro, metterci tutto quello che vuoi, ma soprattutto come anche sottobicchiere, perché è molto molto elegante, ragazzi. Ecco, abbiamo fatto il quarto, il terzo piegamento, dopodiché schiacciamo bene bene, andiamo a girarlo così, così lo schiacciamo, e per il rovescio, e dico per il rovescio, facciamo un ultimo piegamento. Quindi rivolgi logica: 3 da una parte, 1 dal rovescio, uno solo. Eccolo qua, eccolo qua. Questo qua lo mettiamo da rovescio, guardate quanto è carino. Adesso prendiamo il nostro amico bicchiere che ci serve sempre, lo mettiamo a faccia in giù. Dopodiché prendiamo la parte che è stata piegata per ultima, quella da sola, non quella piegata in 3 volte, quella piegata per ultima, questa qua, così. La mettiamo sul bicchiere, vedete? Stringiamo, facciamo una pressione e andiamo a tirare giù tutti i nostri petalini. Guardate com'è carino, ragazzi, è bellissimo. Vedrete che sorpresa vi salterà fuori. Provate, provate anche voi da casa e poi mandatemi sui contatti che vi lascio, TikTok, YouTube, no, YouTube ragazzi, scusate, Facebook, Instagram. Mandatemi pure le foto delle vostre rosette, che dopo io vi metterò tanti tanti like, e magari farò un video anche che metterò le vostre i vostri capolavori sul mio video. Avete capito come? Allora adesso andiamo a rovesciare, ed ecco qua la nostra rosa, ragazzi, guardate com'è carina, è
È bellissima, è ottimissima come sottobicchiere. Guardate qua, che quando arrivano gli ospiti, guardate che figata, ragazzi, è bellissimo. Oppure ci potete mettere le patatine, gli snacchini per fare tanti tanti snacchini per i vostri aperitivi, ragazzi. Detto questo, grazie per aver visto questo video e vi do l'appuntamento al prossimo tutorial. Ciao ragazzi, baci baci baci, ciao 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 ciao.